Un'oretta, sì. Tre quarti d'ora e un'ora, in base. Più di un'ora Vabbè. cerchiamo No, di no, non no, un'ora, più sforare. di un'ora no. Poi la gente deve andare a cena. Sì, appunto, poi sai, un'ora è troppo tempo per qualsiasi cosa, secondo me, alla Sì, anche fine. per chi ascolta, Sì, quindi sì, sì. ci limitiamo. Ok, allora siamo già live. Ok. Benissimo. Adesso appena. Ok, cominciano a collegarsi le persone, appena c'è un po' di più di gente iniziamo, quindi Bing. facciamo le presentazioni, gli onori di casa. Va bene. Allora, cominciamo. Allora, buonasera, diamo un benvenuto a tutte e tutti che ci stanno seguendo. Io sono Elena e faccio parte del comitato di redazione delle zone della Porta Accanto e questa sera qui con me c'è il nostro ospite Francesca Daloia, Buonasera. No, scrittrice, attrice, regista. Non so se l'ho detto nell'ordine giusto, so che tu l'ordine giusto è attrice, regista e sei scrittrice, ma va bene. scrittrice, autrice di tre romanzi, che sono Il sogno cattivo, Anima viva e Cuore supporta, e poi di 8 giorni in Niger con Edoardo Albinati. Questa sera però parliamo del nuovo libro, Corpi speciali, edito dalla Navi di Teseo, uscito quest'anno, che in realtà non è un romanzo. E io ho cercato un po' di trovare una definizione, no, per parlare del tuo libro, e quello che mi è venuto in mente è stato un libro di incontri. Sì. Incontri che tu hai fatto durante la tua vita, e quindi come prima domanda, che è poi proprio una curiosità anche mia leggendo il libro, dov'è la genesi di questo libro? Nel senso che tu hai messo insieme tante cose, tanti incontri che tu hai fatto durante la tua vita, no? Quindi perché proprio adesso e perché proprio questi corpi speciali di cui tu parli? Ma guarda, tutto è nato in realtà da un primo racconto, che non a caso è anche il primo, proprio quello che apre, che comincia, insomma, che apre il libro, che è il racconto su Laura Antonelli, che pubblicai per il Corriere della Sera tempo fa. E siccome questa pubblicazione ha avuto un grandissimo successo, cioè ho ricevuto tantissime telefonate, lettere, mail, eccetera, di persone che mi dicevano: "Ma che bella questa storia, ma come la racconti bene, come l'hai raccontata bene, perché non ne racconti altri?" Poi in effetti ci ho pensato, ho detto: "Ma in effetti è vero, perché io nella mia vita ho avuto la fortuna di incontrare delle persone molto speciali, appunto. E associato a questo, cioè è vero che io ho incontrato, perché ho fatto una vita, appunto, sai, facendo io ho fatto l'attrice per tanti anni, sono stata sposata con un regista, ho vissuto a lungo a casa di Vittorio Gassman, cioè ho comunque, grazie al lavoro che ho fatto prima, ho avuto modo di conoscere tante persone. Però poi, al di là, accostato a questa conoscenza diretta, c'è sempre stata una cosa che mi ha contraddistinto, che mi contraddistingue da sempre: una grandissima curiosità nei confronti degli esseri umani, pur essendo una persona estremamente solitaria, una che non frequenta, non esce di casa, sono, diciamo, in un costante lockdown ormai da anni. Però ho una grandissima, infatti io non l'ho sofferto, mi dispiace dirlo, ma io sono in una condizione ideale. Però sono molto curiosa soprattutto del passato, di ciò che è stato compiuto nel passato, di persone che hanno attraversato il secolo, e soprattutto persone che magari ho scoperto casualmente e che hanno acceso una lampadina, hanno acceso una scintilla dentro di me di interesse. Io sono appunto molto curiosa, per cui mi è capitato più volte di, non so, andare a cercare una notizia che mi serviva per un lavoro che stavo facendo o semplicemente perché mi serviva per un'informazione, momentanea. E poi attraverso questa ricerca, come succede a molti, no? Tu vai su internet, digiti il nome, non so, di un ristorante e ti ritrovi poi, capito, sulle montagne del Tibet, come è successo a me. Ecco, lì però è importante anche avere delle antenne, cioè avere delle antenne che poi appunto si accendono, raccolgono il segnale e ti indicano magari una strada da percorrere che tu non avevi neanche previsto, anzi, il più delle volte è così ed è proprio di solito la più bella.
Allora, siccome mi succede continuamente, anzi, di notare dei nomi di persone appunto, non di personaggi, di persone reali che sono vissute in carne e ossa, che magari avevano acceso la mia curiosità. E allora da lì ho detto, ma in effetti sì, raccontiamo quelli che hai, racconta Francesca quelli che hai conosciuto, perché ovviamente è più facile raccontare, anche se fra virgolette è più facile. Comunque diciamo che puoi attingere a una memoria, non devi inventarti nulla. E, infatti non, mi sono sbagliata, non è affatto più facile parlare delle cose che ti riguardano direttamente. Però poi accanto a loro, accanto ai corpi speciali che hanno fatto parte della tua vita, ho pensato bene di aggiungere anche, di selezionare soprattutto delle persone che non avevano ricevuto il tributo che meritavano. Ecco, più delle volte sono delle persone che pochi conoscono, delle persone maiuscole, grandissime, non sono le storie di, non so, persone sconosciute o uomini e donne normali, sono tutte persone che hanno una biografia straordinaria e che per circostanze misteriose, perché è così spesso, la fama non è mai spiegabile, c'è qualcosa di misterioso, di imponderabile che rende una persona più famosa di un'altra, o qualcuno che ha fatto qualcosa di memorabile invece non lo è più, non lo è affatto e viene cancellato dalla memoria. Ecco, in questo caso per esempio mi riferisco soprattutto a uno dei ritratti a cui tengo di più, che è quello di David Vogel, che è questo scrittore meraviglioso, veramente misconosciuto, se non da pochi i quali lo amano follemente, perché è uno scrittore che quando lo conosci ti apre proprio un mondo, cioè rientra in una galleria di eletti, perché è davvero uno dei più grandi scrittori mai esistiti. Allora, nei suoi confronti proprio veramente c'è stato proprio un disegno preciso di voler far conoscere questo scrittore, e devo dire ci sono riuscita, ho ottenuto in parte un riconoscimento in questo senso, perché moltissime persone dopo aver letto il libro mi hanno mandato dei messaggi dicendo grazie per avermi fatto conoscere Vogel, anzi Adelphi mi dovrebbe fare dei perché molti hanno comprato i libri di Vogel grazie al mio libro, e questo per me è già soltanto per questo sono felice di averlo scritto. E poi ci sono dei personaggi come quello che conclude invece tutta questa galleria, che inspiegabilmente, io ripeto, inspiegabilmente in Italia non sono conosciuti, eppure stiamo parlando, intanto non stiamo parlando di 5 secoli fa, e poi stiamo parlando di un uomo che è vissuto in Inghilterra, non è che è vissuto in Giappone o dall'altra parte del mondo, ed è un uomo che ha compiuto una delle imprese più straordinarie che essere umano abbia mai compiuto, no? Cioè un'impresa fallimentare da un punto, stiamo parlando di Ernest Shackleton, il grande esploratore inglese che ha fallito la sua impresa da un punto di vista tecnico, perché voleva attraversare l'Antartico e invece è rimasto con la sua nave stritolata dai ghiacci, e quindi questa impresa fallita è diventata invece l'occasione per un'impresa di sopravvivenza umana fuori dal comune. Anzi, unica, non credo irripetibile. Lui e i 27 uomini del suo equipaggio sono sopravvissuti per più di 2 anni e mezzo in condizioni spaventose nel ghiaccio, senza avere nessun tipo di attrezzatura, di strumentazione, di vestiti adatti, eppure ce l'hanno fatta, sono tornati tutti quanti sani e salvi grazie a questa... al genio, alla grandezza, allo spessore umano di appunto di Ernest Shackleton. Ecco. Sì, quello è meraviglioso. Io lo conoscevo tra l'altro perché un mio docente dell'università faceva delle lezioni di storia narrata al teatro a Milano e aveva fatto tutto uno spettacolo teatrale appunto. Ma l'avevo sentito di questo spettacolo, che fortuna, che è bravo, bellissimo. Che sì. Bravo, però hai visto che pochi lo conoscevano, cioè tu probabilmente sì. Prima di allora non l'avevi mai sentito. No, mai sentito nominare, veramente. E invece secondo me bisognerebbe fare una piazza, ci dovrebbe essere un monumento di Shackleton in tutte le città del mondo, perché è veramente una figura che ti riconcilia col genere umano, cioè se gli uomini sono capaci di tanto, allora siamo grandi, siamo veramente, no, non so, a me veramente io è una persona
che io ho la fotografia di Shackleton, anzi quella famosa fotografia che fu scattata nel momento in cui lui lascia l'isola dove abbandona i suoi uomini per poi andarli a recuperare e se ne va con questa piccola scialuppa in cerca di, così, della salvezza, affrontando il mare, l'oceano più pericoloso e tempestoso. Ecco, c'è quella foto lì che io la tengo sempre davanti ai miei occhi, con gli uomini che salutano lui che va via. Per me è un emblema di speranza e di bellezza, sì, come poche cose. Sì. Di fiducia anche, perché... Di fiducia, sì. Sì, di grandissima, brava, di grandissima fiducia. Sì. Sì. E tra l'altro, infatti, guarda, sai che il mio libro è uscito durante il precedente famigerato lockdown, no? Per cui io ero molto preoccupata, perché ovviamente, così come io non riuscivo a leggere durante quel periodo, perché ho avuto una specie di blocco psicologico, come poi ho saputo hanno avuto in molti, perché forse non ci sentivamo autorizzati a distrarci, non avevamo né la mente per farlo, né anche, secondo me, proprio non ci davamo l'autorizzazione a farlo, perché la nostra attenzione doveva essere ovviamente rivolta a ciò che accadeva, no? E quindi ho detto, beh, che sfortuna uscire con un libro adesso, sì. Poi invece il mio libro stranamente è andato molto bene, hanno fatto addirittura una ristampa durante il lockdown, perché probabilmente essendo un libro di racconti, in fondo si tratta di racconti, no? Te ne puoi leggere uno, poi abbandonarlo e riprendere, cioè non è impegnativo, non richiede un impegno lungo di lettura, appunto. Quindi, e poi, e soprattutto, appunto, in quel momento in cui eravamo tutti sfiduciati, perduti, ecco, la figura di Shackleton io l'ho sempre citata in quei momenti lì, e continuo a farlo perché quel momento purtroppo non è finito. Però la figura di Shackleton ci può aiutare, cioè, perché se insomma, come dire, diminuisce e ridimensiona anche le nostre ambasce, i nostri problemi, perché se qualcuno è riuscito a superare quei problemi lì, io credo che neanche 5 minuti resisterei, no? Ce la farei in quelle condizioni, allora forse insomma, mette un po', come dire, equilibrio, mette un po' di equilibrio fra ciò che è importante e ciò che non lo è. Sì, e tra l'altro Shackleton, dei tuoi personaggi, dei tuoi corpi speciali, non è l'unico che ha quest'umanità pazzesca, a parte la scena quando lui scopre il clandestino, che gli dice sarai il primo a essere mangiato se finiamo il cibo, che a parte il clandestino che io ho detto ma cosa gli è saltato in mente, sì, esatto, in una situazione del genere. Però ma lo sai che quando lui ha fatto l'annuncio, il famoso annuncio, cercasi uomini per viaggio pericoloso, sì, ma si sono presentati, questo ti fa capire anche che tipo di tempra e di umanità ci fosse, che oggi totalmente scomparsa, no? C'era quella follia e quel coraggio e anche quell'incoscienza. D'altra parte questi erano dei pionieri, era gente che andava a scoprire il mondo, per cui noi oggi non abbiamo più questo tipo di spinta. Cioè, purtroppo, secondo me, viviamo in un'epoca in cui questo genere di personaggi non possono neanche esistere, perché cosa devi scoprire? Oltretutto, voglio dire, il pericolo di andarsi a mettere in situazioni così senza avere nulla che ti possa proteggere, che ti possa garantire il successo. Infatti lui nel suo annuncio dice appunto che il successo non è garantito, anzi è garantita sofferenza, no? Malgrado questo però ho avuto l'adesione di tantissimi che si sono presentati, per addirittura anche 3 donne, che è molto interessante. Infatti sono andata a cercare notizie di queste 3 ragazze che si erano presentate, ma non c'era molto, perché era interessante, no? Sapere, sì, che all'epoca, prima del Novecento, c'erano delle ragazze che, pur sapendo, chissà, forse volevano fuggire da qualche padre cattivo, famiglia terribile, non so. Comunque sì. Mi sono sempre chiesta, tra l'altro, e continuo a farlo, come mai non sia stato fatto un film, perché questo è veramente un colosso, una serie, anzi adesso che vanno tanto le serie televisive, come mai, cioè in realtà è stata fatta una serie televisiva con Kenneth Branagh, fatta dagli inglesi, appunto, perché ovviamente in Inghilterra Shackleton invece è un eroe nazionale, però fatta piuttosto male, sai, quelle cose fatte con pochi soldi, questo è proprio un colossal, cioè un film che deve essere fatto, sì, come si dice, con i crismi tutti giusti. Dovrebbe essere un'altra, come The Terror, no? Che è un'altra. Esatto. Beh, pensa, The Terror è ispirata, eh? Il personaggio, sì, il protagonista di The Terror ha qualcosa di, io l'ho letto poi, è stato preso qualcosa di Shackleton. No.
Ma ci sono, per esempio, anche la storia del White Lama, no? Del Lama Bianco, mm-hmm. quello pure è un film bellissimo, se ci pensi, è una storia sì. meravigliosa da raccontare. Ecco, gli americani lo possono fare con i loro soldi, i loro mezzi, anche perché poi lui è americano, quindi sarebbe giusto lo facessero loro. Ma anche quello è un grandissimo film. Ci sono un sacco di... un altro bellissimo è la storia di Jan Karski, del diplomatico. Sì. Quello so che lo stanno facendo, per fortuna, un film. Ah sì? Lo stanno preparando, magari non so se sia in lavorazione, ma insomma lo hanno pensato. Perché quella pure è una storia meravigliosa, è una storia di... Anche quello è un esempio, no? È un esempio di grandezza, di umanità, di generosità, di un uomo che mette in gioco se stesso per salvare gli altri, pur non riuscendoci, e questo è, poi è il cruccio, sarà il suo senso di colpa che si porterà... Ecco, per esempio, la storia di Jan Karski, anche quella io ho fatto un po' di test prima che uscisse il libro, ho fatto un po' di nomi, no? A varie persone di varie estrazioni, di varie... chiedendo appunto, facendo questi tre nomi, Shackleton, Jan Karski, Theos Bernard, non davo per scontato che nessuno potesse conoscerlo, perché è veramente sconosciuto. Però Jan Karski mi stupiva che non si conoscesse. E invece è così, eppure è stato un gigante anche lui, cioè è un uomo meraviglioso. Io però, per esempio, sono venuta a conoscenza della sua storia perché stavo lavorando sul mio romanzo, che si chiama, il romanzo era Anima Viva, che era un romanzo di finzione, però che raccontava di una ragazza che scopre di essere la nipote di un criminale nazista, lo scopre in una circostanza piuttosto strana, e quindi nasce dentro di lei questo senso di colpa, questo desiderio di espiazione, perché ha un sangue maledetto, pur non avendo commesso lei nulla, però sente il bisogno di espiare, no? Allora, ovviamente, trattando un argomento così difficile, così non potevo improvvisare, per cui mi sono messa a vedere un sacco di documentari, a leggere un sacco di libri. Cioè, fra questi documentari c'era il famosissimo documentario Shoah, e lì, che dura 24 ore, di Lanzmann, questo documento straordinario che vale più di libri di storia, perché... ha fatto questo lunghissimo documentario, film documentario, dove intervistava testimoni, raccontava appunto la Shoah. E fra questi testimoni c'era appunto Jan Karski, che peraltro è un uomo molto impressionante da vedere fisicamente, un uomo veramente un bellissimo uomo, con una profondità negli occhi, insomma capisci che è un uomo che ha passato, che ha vissuto tante cose. E l'ho conosciuto così. E da lì mi ricordo che quando lo vidi, scrissi il suo nome, come dire, questo nome te lo devi segnare, e poi sono andata a leggermi molte cose, io ho letto, guarda, anche per fare questo libro, ho letto un'infinità di documenti. Poi, tornando al fatto che, come ti dicevo prima, che in Italia non si conoscono, per questo motivo anche ci sono pochissima documentazione in italiano, cioè io tutti i libri che ho letto su questi personaggi che abbiamo appena citato, la gran parte sono le ho letti o in inglese, o per mia fortuna parlo inglese e francese, per cui li ho letti in altre lingue, se no forse non li avrei neanche mai conosciuti. Ecco. No, certo, quindi il tuo libro in realtà è un po' pioniere in questo senso, no? È una fonte in italiano per poter conoscere queste persone, quello che dicevi all'inizio. Perché se vuoi c'è un po' questo difetto in Italia, no? Di non aprire mai, non aprire mai l'obiettivo, andare, non so, io me ne accorgo anche quando accendi la televisione, adesso non so se ti accorgi, cioè te ne accorgi perché non puoi non accorgertene, che c'è un argomento monotematico, per carità, fondamentale, importantissimo, ma il mondo dov'è? Io per esempio cambio canale spesso, appunto, col fatto che io ho fatto una scuola francese da bambina, per cui per me il francese è la mia lingua madre quasi, ho imparato a leggere e a scrivere in francese, per cui... E spesso quindi vado a vedere la televisione francese. Beh, nei telegiornali francesi si fa, eppure in Francia, insomma, adesso stanno vivendo veramente una tragedia, si parla anche di altro. Ci sono anche delle rubriche che parlano di altro. Di altro significa di mondo, cioè di quello che accade intorno a noi. E da noi purtroppo questo accade poco, e me ne dispiace molto. Quindi, diciamo, nel mio piccolo ho fatto questa piccola campagna promozionale per i cittadini del mondo.
E a questo proposito, visto che hai già citato molti dei personaggi del libro e molti di loro, appunto, come stavamo dicendo, sono proprio intrisi di umanità e si sente tanto, forse anche per questo motivo, dicevi, il libro ha avuto un buon riscontro, secondo me è un momento in cui anche serve molto, no? Vedere l'umanità, perché un po' forse, non lo so se, forse all'inizio eravamo più compatti, adesso inizia a vedersi un po' di disumanizzazione in certi punti. E sono tutte storie, non tutte, ma la maggior parte anche di grandissima sofferenza, no? E a me è piaciuto molto che tu, per uno di loro, per Vogel, a un certo punto hai deciso di scrivere un finale alternativo, no? Un mini riscatto. E quindi vorrei chiederti, per chi altro di questi corpi speciali avresti, magari per tutti, no? Però non lo so, per chi Per altro due avresti pensato di persone, poter scrivere? un riscatto, dici, inventato, un colpo di Sì, coda. sì. Sì, per Claudio Caligari sicuramente, per il regista Claudio Caligari, ovviamente avrei scritto un finale diverso se avessi potuto decidere, se Claudio Caligari fosse stato un personaggio, non avrei fatto finire così. Ecco, Claudio Caligari si meritava molto di più di quello che ha ricevuto e purtroppo, come spesso accade, l'ha ricevuto dopo, quando ormai non poteva più sapere nulla, non poteva più godersi. Ma Claudio Caligari è stato un uomo di grandissimo talento, poco ascoltato, poco assecondato. È vero che era un integralista, era una persona che non scendeva a compromessi di nessun genere, questo me l'ha reso molto caro. Però è anche vero che che il cinema è fatto di compromessi, che non per forza sono cose negative, però è fatto di accordi, sì, di compromessi. Il compromesso non ha per forza un'accezione negativa e lui non le accettava. E secondo me avrebbero dovuto accettare i suoi diktat, perché siccome era talmente, quando uno è così bravo, bisogna lasciarlo lavorare, ecco. E invece a Claudio non l'hanno lasciato lavorare, quindi questo è un cruccio, veramente un dispiacere enorme. E un'altra è Laura Antonelli, ovviamente il suo finale, mi sarebbe piaciuto scrivere un finale diverso per lei, ecco. Il fine vita di Laura Antonelli è una delle cose più tristi. Sono tutte, beh, anche in realtà sono storie tristi, ma sono anche storie di persone che hanno combattuto, che hanno lottato, alcune hanno perso, perché sono state poi, hanno dovuto soccombere a una malattia, tipo appunto sia Laura, perché in questo senso Laura Antonelli è la figlia di James Joyce, le possiamo equiparare, cioè vabbè, la figlia di James Joyce è finita, ha vissuto 3/4 della sua vita in manicomio. Laura no, ha vissuto però isolata come se stesse in un manicomio, insomma, si è isolata in una vita straziante proprio. Però sì, sono anche persone che comunque sì, appunto c'è una tristezza, ma c'è anche una grande gioia di vita, c'è un desiderio in ciascuno di loro, anche quelli che sono, diciamo, che hanno poi vissuto l'ultima parte della loro vita in maniera drammatica, c'è un desiderio di vita molto, di vivere, cioè di approfittare della vita, di approfittare di ciò che la vita ti offre. E questa è la ragione per cui anche li ho scelti. Uno si dice: perché scegli questi e non altri? Perché probabilmente quelli che si selezionano, così come nelle amicizie, tu scegli delle persone che in qualche maniera hanno a che fare con te, si riferiscono a te, toccano delle corde magari nascoste di te, ma che ti riguardano, no? Ecco, queste sono tutte persone curiose, sono persone che hanno voluto, che hanno capito che il passaggio sulla Terra poi in realtà può essere vissuto in mille modi e c'è chi sfiora le cose e chi ci si butta. Ecco, loro sono più o meno tutte persone che si sono gettate dentro qualcosa che li ha guidati, che li ha anche traditi in alcuni casi, ma. Infatti, quando prima tu parlavi di questa tua curiosità, di questa tua anche sete un po' di conoscenza, io era una delle domande, tra l'altro, che mi ero segnata, perché questo è un po' un leitmotiv tra tutte le vite di questi personaggi che racconti, no? Questa voglia di ricerca e anche di superamento del limite, no? Prima abbiamo parlato di Shackleton, che vabbè, voleva
non plus ultra. Attraversare l'Antartide, che probabilmente è il limite massimo. E, però anche José Tomás, no? Questo torero che non fa mai un passo indietro. E il Lama Bianco, poi appunto, che insomma, queste esperienze meravigliose, sì, tutte di persone che hanno voluto anche superare se stessi in qualche modo. Sì, un desiderio di sconfinamento non solo geografico, ma proprio di sconfinamento dal territorio che si è creato intorno a te, cioè di andare oltre. Ed è un po', nel mio piccolo, ovviamente in maniera diversa, quello che ho sempre tentato di fare io, cioè io sono sempre, ho sempre sconfinato, cioè non mi è mai bastato quello che facevo, per questo poi ho cambiato tanti mestieri, che se vogliamo peraltro sono legati uno all'altro, non sono così disgiunti, però comunque consumo, brucio appunto, come ti dicevo prima, sono mossa da grandi passioni, le passioni ti fanno consumare moltissimo, però ti fanno approfondire molto, poi hai scavato, poi alla fine la buca è fatta e passi da un'altra parte, no? Ecco, e in fondo le persone che ho raccontato hanno più o meno questo stesso desiderio di sconfinamento, cioè io per esempio, a me non piace stare dove sto, per esempio non mi piace stare in mezzo a gente che è troppo simile a me, mi piace di più andare oltre, parlare appunto, per questo ho imparato le lingue, vedere facce diverse, abitudini diverse, anche che non mi corrispondono affatto, più non mi corrispondono e più mi incuriosiscono, ecco. Ho lavorato per tanti anni in carcere per esempio come volontaria, perché quello, ecco, quello è un vero sconfinamento, cioè io sapevo che quando uscivo la mattina di casa, dalla mia casa comoda e tutto, e poi arrivavo lì, si chiudeva il portone dietro di me e fine, non avevo contatti con l'esterno, per cui dovevo stare lì, a quelle regole lì, e mi piaceva tantissimo, cioè mi piaceva mettermi in gioco, cioè mettermi a disposizione di qualcosa che in realtà io... In realtà facevo la volontaria, il volontario per definizione è qualcuno che porta, dà, offre, ma in realtà poi io prendevo. Certo. Sono una che ha molto più preso lì di quanto abbia più ricevuto di quanto abbia dato, ecco. Però, se no poi che vita noiosa è? Cioè, poi peraltro voglio dire, non è che devi sconfinare appunto alla Shackleton, non è che devi andare a conoscere emisferi o continenti lontani, si può fare benissimo anche leggendo, la lettura per esempio è un mezzo di sconfinamento straordinario, è bellissimo, no? Ti porta veramente in altre dimensioni, in altre mentalità, ti insegna moltissimo, perché scrive poi, è il maggiore degli insegnamenti è quello di leggere, c'è poco da fare, se vuoi scrivere devi leggere, non ci sono scuole di scrittura, corsi di scrittura creativa, tutta quella roba lì, non valgono quanto un bel libro, una bella serie di libri, ecco. Sì, questo sì, è uno dei grandi insegnamenti anche di Stephen King, che lui, oltre che essere uno scrittore molto prolifico, è un lettore... sì, guarda, perché poi alla fine c'è un saccheggio dichiarato, tutti hanno rubato da tutti o tutti sono stati ispirati da qualcos'altro che hanno letto. Cioè, io per esempio, che appunto ho cominciato a scrivere piuttosto tardi, tutto sommato, dopo aver fatto tutti quegli altri lavori, poi ho capito che invece ci ho messo un po' ad arrivarci, però in realtà adesso capisco che è quello il mio lavoro finito, almeno, vabbè, adesso, ma non è detto, perché magari mi rivedi fra 3 anni e faccio la cantante, che so, oppure la ballerina di flamenco, non lo so, però tutto questo è avvenuto perché comunque dentro di me c'era un desiderio di, sono sempre stata una lettrice vorace, da ragazzina pure ho sempre letto moltissimo, mi piace molto leggere. Poi passo periodi in cui ho un rifiuto, altri in cui leggo, non so, in questo ultimo periodo, per esempio, tornando a quel discorso che facevamo prima del lockdown, superata quella fase iniziale di congelamento, poi da quest'estate in poi ho cominciato a leggere tantissimo, ho letto veramente tante cose. Ho anche riletto dei classici che magari avevo cominciato e abbandonato, o che magari ho detto, vediamo un po', ecco, questo è stato un esperimento interessante, perché ho detto, vediamo un po', dei libri che magari a 20 anni, 25 anni, non so, avevo cominciato e poi ho abbandonato, se li ho abbandonati perché non ero ancora matura o i miei gusti non erano quelli, vediamo se oggi, col doppio di quegli anni, riesco, provo la stessa cosa. Sai che è successo? Che ho provato la stessa cosa, invece, cioè... Sì.
Sì, veramente strano. Allora, o sono rimasta un po' indietro, cioè non sono mai cresciuta, oppure in fondo poi dei gusti, i gusti che uno ha, per quanto li possa raffinare, addomesticare, indirizzare, poi alla fine la tua natura è quella, almeno nel mio caso. Per cui mi ricordo che arrivai alla 250 pagine di Anna Karenina e l'ho chiusi, e siccome me ne vergognavo terribilmente di non aver continuato quel libro di cui tutti invece vantavano la lettura e tutti dicevano, allora mi sono messa e l'ho ripreso. E posso dirti la verità, a pagina 250 l'avrei rimollato volentieri, per una questione di rispetto e di, anche di prova, ho detto vado oltre, e adesso dirò una cosa totalmente impopolare, l'ho detestato. È forse uno dei libri che ho odiato di più, anzi no, non forse, è il libro che ho odiato di più della mia vita, pensa un po'. Mi ha scatenato delle, forse perché ero piena di aspettative, perché sono anni che sento parlare tutti che citano Anna Karenina, a me non piace quel libro invece, non lo so. E quindi è mea culpa. Ammetto questa, so che adesso un sacco di gente che magari sta ascoltando dice via, tu, ignorante che non ama, però invece è così, i gusti sono anche fatti, c'è gente che non ama il gelato alla nocciola, che dici ma come fai a non amare il gelato alla nocciola? O il pistacchio, esatto, no? Sì. Vabbè, detta questa stupidaggine... No, io mi ricollego invece a questa cosa perché mi ha colpito tanto nel libro. A un certo punto emerge, secondo me, in alcuni racconti il potere della parola. E ci sono due frasi che mi hanno colpito tantissimo. La prima è: scrivere è lo strumento per liberarsene, questo quando parli di frammenti. Mm. E l'altro è: la carta sopporta tutto. E sì, questo è di Brooke. Sì. Esatto, e poi anche questa meravigliosa connessione che si è creata con questa studiosa israeliana che ha ritrovato il manoscritto di Fogel, e è stata una connessione, no? che vi ha, in qualche modo vi ha legate, e come dicevi tu, leggere, scrivere, la cultura in generale, no? Ci porta fuori un po' dalla nostra anche zona di conforto e crea dei legami meravigliosi. E secondo me emerge molto bene questa cosa dal tuo libro. Sì, si capisce che sono una lettrice abbastanza appassionata e soprattutto sono una di quelle che quando, se mi piace qualcosa, così come hai visto prima, se non mi piace qualcosa, quando mi piace qualcosa divento una delle più grandi, dei più grandi sponsor e paladini, cioè chiamo tutti i miei amici, scrivo appunto sui social, leggete questo libro, andate a vedere questo film, cioè sono veramente molto generosa, mi ritengo, in questo senso, lo faccio, infatti spesso mi dicono, me l'hanno detto più volte, ma come sei generosa, di solito gli scrittori non parlano, ma perché no? Invece io sono ben felice se qualcuno scrive un bel libro e poterlo dire. Sì, quello della carta è una frase che disse Edith Bruck, che è uno dei personaggi a cui appunto è dedicato, in realtà sono tre, no? Le donne a cui dedico un capitolo intero. Sì, perché Edith è stata un altro, per esempio, una donna da cui ho imparato moltissimo. Ecco, appunto, sì. Io devo dire che molte di queste persone poi sono state, non solo abbiamo parlato dei libri, ma invece proprio le persone sono state fonte di insegnamento, di grandissimo insegnamento. Vittorio Gassman è stato il mio primo maestro, ma maestro non uno può pensare, tu facevi l'attrice, è stato il tuo maestro di recitazione. No, cioè sì, ma non era... Non lo considero il mio maestro in quel senso lì, è stato uno, ecco, per esempio uno che mi ha suggerito molti libri, mi ha risvegliato, ma molto, come dire, sollecitato la lettura, facendomi leggere delle cose che non avrei mai immaginato, di cui non sapevo neanche l'esistenza. E poi comunque un uomo che ti arricchiva, bastava soltanto ascoltarlo, stare zitti, seduti ad ascoltarlo, e già lì era come se ti leggessi un'enciclopedia intera, perché era un uomo di una cultura enorme, quindi ecco, e io in questo sono abbastanza sanguisuga, io sono succhio, se vedo che c'è qualcosa che mi può nutrire, non vado a, insomma, mi ci butto, ecco. E Vittorio Gassman è stato un nutrimento, devo dire, così come lo è stata Luciana Castellina,
che racconto. Luciana Castellina è stata una donna, è anzi una donna a cui mi riferisco costantemente, cioè è una donna che ancora oggi alla sua età, insomma non è proprio una ragazzina, è una dimostrazione continua e incessante di forza, di desiderio di non mollare, di curiosità. Cioè, delle volte sembra una ragazzina di 15 anni che fa delle cose, uno immagina, dice, ma in fondo un po', come dire, tieni remi in barca, ti sei forse un po' stufato, il mondo l'hai conosciuto, le persone l'hai viste, molti sono morti, non so. E invece lei continua ad avere questo stesso spirito che la anima e che è contagioso, devo dire, molto contagioso. E questo è molto bello, penso, è molto bello da seguire. Sì. E l'altra cosa che ti voglio dire a proposito di questa cosa della scrittura, mi è piaciuto molto il fatto che attraverso le storie appunto degli altri, tu metti molto del tuo, no? Anche di quello che è stato per te avere fatto questi incontri. E te lo dico perché abbiamo recentemente anche per il blog abbiamo ragionato molto su questo tema della scrittura, passami il termine, intimistica. Mm-hmm. Perché vabbè, io ho una formazione accademica, mi hanno sempre insegnato che io e me dalla pagina devono sparire perché a nessuno interessa. Ma figurati, ma guarda, vabbè, continua perché ti avrei detto esattamente la stessa frase, il famoso io, il pronome più odioso, come diceva Gaia, no? Esatto, via. Quindi bisogna via. Però allo stesso tempo mi rendo conto, leggendo testi di questo genere, che in realtà c'è un'universalità in questo intimismo. Per dirti, l'esperienza che hai avuto tu in Francia, nella casa di Albert Camus, io ne ho avuta una simile due estati fa, sono stata in Grecia, Idra, e era una specie di viaggio pellegrinaggio sulle orme di Leonard Cohen, che è il mio idolo. Che meraviglia! Io sono arrivata davanti a casa sua, a differenza tua non ho avuto il coraggio di suonare, ho lasciato un biglietto sotto la porta e sono scappata. Però mentre leggevo di te che arrivavi alla porta, che bussavi, che ti aprivano, sentivo le stesse sensazioni che ho sentito io quando ero là, no? Perché volevo sciogliermi davanti a quella casa. E quindi veramente mi sono resa conto che anche nelle esperienze personali, nel racconto così onesto, no? Anche che tu hai fatto, c'è un sacco di universalità. Cioè, penso che ciascuno di noi può trovare un pezzettino di se stessi, di noi stessi. Guarda, ti ringrazio per avermi detto questa cosa, perché in realtà io ho sciolto un tabù. Cioè, allora, torniamo al famoso pronome io, che io detesto, ma lo detesto nella vita corrente, nella vita di tutti i giorni. Quando sento qualcuno che comincia a usare più di 2 o 3 volte il pronome io mi alzo, io, adesso sto facendo la stessa cosa, però di solito mi crea molto disagio, cioè le persone che parlano di sé. Quindi, quando ho pensato di... Perché questo libro poi ci ha messo tanto a essere digerito e restituito? Perché in realtà io ero terrorizzata proprio da questo fatto. Dentro di me ho detto, Madonna, ma perché devi raccontare i cavoli? Ma perché la gente dovrebbe ascoltarti? E perché devi parlare di te? Cioè, in questo periodo, in questa epoca di egocentrismo parossistico, portato sempre, sempre un io che avanza prima di tutto il resto... Io invece tendo sempre, infatti per dirti, i miei romanzi li ho sempre scritti in terza persona. Non ho mai usato la prima persona, neanche fictional, non ho mai voluto usare, perché mi sembra anche lì, pur inventandomi un personaggio, di mettermi in gioco. Ecco, per cui io sono, in questo senso, sono una persona più pudica, ho un pudore quasi, quasi patologico, devo dire, no? Per cui figurati quanto mi è costato. Però mi è servito, perché, come dici te, sono delle sovrastrutture che noi abbiamo, cioè sono, senza arrivare ai livelli di Carrère che parla dei cavoli suoi in tutti, ci sono persone che hanno fatto proprio, come dire, un verbo, una forma di questo, ma quello è un'altra cosa. Però io avevo capito, mi ero troppo trincerata dietro questo pudore, che in realtà è un falso pudore, perché poi dipende da come tu parli, come dicevi te. Certo. Cioè, o lo fai con onestà, se lo fai con onestà, con sincerità, senza voler per forza, come in francese si dice, épater les bourgeois, cioè far lo show, allora va benissimo, perché le esperienze personali possono essere accomunate a quelle di altri, cioè non è detto
che tu, raccontando la tua esperienza, ti metti, ergi su un piedestallo, dipende da come lo fai, no? Anzi, magari stai regalando, cioè c'è anche molta generosità in un'azione del genere, volendo, ci può essere anche il contrario, e cioè certo, l'egoismo, esatto, assoluto. Ma io, siccome per fortuna avevo quel freno inibitorio lì, perché se no non avrei mai potuto scriverlo, ho pensato che in fondo, anche quando raccontavo proprio in prima persona di persone che avevo conosciuto, mi sono sempre messa accanto, cioè ho sempre fatto il, come si dice, il passo indietro oppure accanto, più che indietro accanto, comunque cercando sempre di avere comunque il mio punto di vista, perché ovviamente lo dovevo, ho dovuto scegliere, lo dovevo avere, non potevo fare delle biografie, sì, avrei potuto farle, ma non mi interessava farlo, cioè potevo benissimo fare la biografia, quella che tu quando vai in Wikipedia, è nato a... vabbè, ma quella non è così interessante, no? E quindi ho ottenuto questo stesso tipo di temperatura, cioè di mettermi dentro la storia, anche se non l'ho vissuta, anche con i personaggi che non ho conosciuto. Ho cercato di mantenere quello stesso tipo di, appunto, di temperatura, perché mi sembrava... Alla fine ho superato quel complesso lì, il complesso dell'io, e mi sono detta, cioè mi ha fatto molto bene, è stato piuttosto terapeutico questo, guarda, è successo più o meno una stessa situazione, perché io poi sono piena di sovrastrutture, di autocensure assurde, ma per esempio quando io sono passata da essere attrice a essere regista, quando poi ho cominciato a preparare un film che era tratto dal Sogno Cattivo, il mio primo romanzo, questo film poi non si è fatto per mille ragioni produttive, però io sono arrivata fino al, diciamo, a poco prima delle riprese, quindi ho fatto tutta la fase preparatoria, no? La fase preparatoria significa i provini, le location, tutto. Quando, al momento dei provini, ho scoperto questa cosa meravigliosa, e cioè che quando io facevo i provini da attrice, oppure quando sapevo che si stava per preparare un film, e pur conoscendo magari il regista, io non ho mai nella mia vita telefonato a un regista, non ho mai fatto quel passo di presentare, di autopropormi, perché l'ho sempre trovato orribile, ho sempre dentro di me pensavo, ma pensa cosa penserà di me, di una che... Quando poi io sono andata dall'altra parte e ho incontrato degli attori che, guarda caso, dopo un po' mi hanno cominciato a telefonare o a mandare dei messaggi sul telefono, tipo, mi piacerebbe tantissimo, io non ho affatto sentito quello che temevo avrebbero pensato nell'altro, anzi mi sono sentita lusingata, ho detto ma che bella, ma queste persone vogliono lavorare con me, stanno manifestando un desiderio di lavorare con me, quindi vedi quando poi delle volte devi appunto girare dall'altra parte, metterti dall'altra parte della visuale e vedere le cose da un'altra prospettiva, perché appunto come dicevamo prima, l'io non è detto, dipende da come lo utilizzi, ecco. Certo, poi a volte è vero, siamo i peggiori censori di noi stessi. Sì, certo, ma certo. Sì. Io poi, figurati, sono da psicanalisi, sono un soggetto perfetto. Sì. No, allora, un'ultima domanda che ha un po' a che vedere con quello che abbiamo detto fino adesso, perché appunto molti li abbiamo nominati, adesso stavamo parlando più che altro di mente. Però in realtà il tuo titolo il tuo libro si intitola Corpi Speciali e tutti i personaggi che narri, non tutti ma una buona parte, hanno molto a che vedere con i loro corpi, no? Nadia Comaneci in primis, ma anche Shackleton ci ha messo molto del corpo, anche Torero. Esatto. E anche Ray Charles, no? Nel suo, sì, certo, quel bellissimo modo che ha avuto di conoscerti. E niente, quindi volevo chiederti perché questo accenno, cioè questo, non so, questa sottolineatura sull'aspetto corporale, è una cosa voluta? Non lo so, in realtà non è voluta, mi sono accorta poi dopo, mettendoli tutti uno accanto all'altro, che in effetti erano persone che si sono espresse attraverso il corpo, vuoi nel campo sportivo come nel campo artistico, comunque sono persone che hanno parlato attraverso il loro corpo. Allora questo ha creato un ragionamento, una riflessione, e cioè che poi in realtà noi siamo, il nostro corpo decide chi siamo. Cioè la nostra indole, il nostro carattere, la nostra personalità si forgia, secondo me, anche a causa o grazie all'involucro della nostra anima. Cioè io penso che una persona
ecco, io sono altissima, se non fossi stata così alta, se non avessi questo corpo che ho, forse non avrei questo carattere, forse non sarei così, non avrei questo tipo di indole. Quindi non è vero appunto che il corpo è un involucro, il corpo è la nostra essenza, cioè nel corpo avvengono le nostre tragedie e le nostre vittorie, è il corpo che parla di noi molto di più di quanto possiamo immaginare, no? Quindi non è un caso che poi ho scelto appunto delle persone che attraverso proprio il loro corpo si sono espressi, no? Nadia Comaneci in questo è proprio l'esempio più, se vogliamo, anche più scontato, però non è detto, perché anche gli altri, anche gli attori, appunto Vittorio Gassman si è espresso attraverso il corpo, Laura Antonelli, ma anche gli altri, anche Luciana Castellina stessa è una che attraverso il suo corpo si esprime, attraverso la forza e il vigore del suo corpo si esprime, Franca Valeri, per tornare a un'altra delle persone che racconto, e anche Lucia Joyce si è espressa attraverso il suo corpo, e poi è stata fatta tacere, ma è il suo corpo che parlava, poi l'hanno chiusa in un luogo in cui il suo corpo non poteva più esprimersi, e infatti praticamente si è spenta, no? Sì, è molto importante, i corpi sono importanti. E infatti anche quando raccontavi di José Tomás, che tra l'altro a me ha colpito molto perché c'è sempre questo pregiudizio, no, molto forte verso la questione della corrida, anch'io devo ammettere che ho fatto fatica a passare il primo momento, dicevo, oddio, no, veramente, stiamo parlando di un torero. Quindi è stato impattante anche il primo e il secondo capitolo. Però veramente incredibile, no? Anche l'ultima foto che c'è nel libro, la sua foto, con tutte queste cicatrici, come se ci fosse scritta la sua storia anche su. Ma guarda, quella è stata un po' una scommessa che ho fatto, e anche di metterlo appunto come secondo, perché in fondo poteva essere pericoloso, appunto c'è gente che, io sai che ne parlo anche nel libro, ho fatto un film, su un documentario sulle corride, qualche anno fa, è stato veramente traumatico, perché sono andato al Festival di Torino, alla fine della proiezione del film si avvicinò uno con una faccia abbastanza sorridente, sembrava, per cui pensavo venisse a farmi complimenti o a chiedermi delle cose, a farmi delle domande, invece mi sputò in faccia ed era un animalista. Poi mi hanno bucato le ruote della macchina, cioè io ho avuto una reazione da parte degli animalisti, che spesso sono più violenti della stessa violenza che denunciano, piuttosto accese, per cui so che quello è un argomento che accende gli animi ed è difficile da sostenere, non lo voglio neanche più fare, per cui ho scelto la strada, infatti, non di difendere la tauromachia o la corrida, pur comunque facendo una premessa che prima di parlarne forse sarebbe il caso di studiarla un po'. Io sono stata una che ha approfondito il tema in maniera quasi morbosa, per cui, come dire, ho facoltà per parlarne, nel senso che conosco la materia, però spesso sento parlare di persone che parlano della corrida, non sanno neanche che cosa sia, non l'hanno mai vista e per pregiudizio non ci andranno mai. Io sono entrata per caso a vedere una corrida, anch'io avevo quei pregiudizi lì, ed è proprio vedendola che sono cambiati. Comunque, era interessante parlare di José Tomás, perché è veramente un personaggio straordinario, cioè... È una figura molto speciale, appunto, un corpo molto speciale, un uomo molto speciale, una specie di mistico che affronta il suo lavoro, che è un lavoro assurdo, stranissimo, con una determinazione e una, veramente una, è come se avesse una chiamata, cioè lui davvero è chiamato da quella cosa lì, e quindi è tutto un po', quando tu assisti a una sua corrida, ti rendi conto che non è una solita corrida, non è qualcosa di solito, cioè accade qualcosa in questo cerchio magico che va su, nel soprannaturale, insomma, seriamente lo dico, chi lo conosce, chi l'ha visto sa di cosa parlo, per cui mi interessava farlo conoscere, parlare soprattutto di lui, non tanto dei toreri, quello l'avevo già fatto e già mi hanno picchiato, per cui volevo parlare di uno solo. Di uno solo. Del più speciale. Bene, allora, siamo in chiusura. Ti faccio due domande velocissime e personali, così ritorniamo al tema. Ritorniamo al mio. Allora, la prima, ve lo chiediamo sempre un po' alle scrittrici quando vengono i libri. Allora, sappiamo già che Anna Karenina non lo consigli, però...
i tuoi libri guida, un po', a parte Vogel, che appunto di cui abbiamo già parlato, se hai qualche... Allora, Vogel, ormai lo metto in primis, leggete Vogel, tanto ha scritto soltanto due romanzi, anzi uno e mezzo, perché l'altro è, incompleto, incompiuto, e due racconti, quindi si legge con grande facilità. Poi, allora, c'è un libro che ho riletto invece lì, ecco, vedi, prima mi sono dimenticata di dirlo, ho riletto e l'avevo letto da ragazza e mi era piaciuto, ma non così tanto, cioè non da segnare, e invece penso che sia uno dei più bei libri che abbia mai letto, e molti di voi l'avranno letto perché è un classico, ed è Cime tempestose. Ecco, è un libro che io adesso consiglio a tutti, leggetevi Cime, perché è talmente inarrivabile quel libro, soprattutto pensando che è stato scritto da una ragazza di poco più di 20 anni nella brughiera battuta dal vento, che non ha mai baciato un ragazzo nella sua vita, eppure racconta una storia d'amore e di passione così violenta e forte, potente, veramente potente, che mi ha impressionato. Per cui adesso sto leggendo tutte le poesie di Emily Dickinson, per esempio, però gli scrittori miei che mi hanno sempre seguito, anzi che io ho sempre seguito, che mi sono sempre portati dietro, sono Albert Camus, che leggo sempre proprio come maestro di insegnamento, di pensiero, e Kafka. Ecco, sono i due miei pilastri. Che vanno, ecco, intendo, in questo senso intendo che li rileggo ogni tanto, cioè ogni tanto, i racconti di Kafka, pur avendoli già letti, ogni tanto me ne rileggo qualcuno. Poi ci sono degli scrittori che hai letto, hai come dire, registrato, incamerato, digerito e metabolizzato, e poi restano, non ci torni più. Altri che invece meritano una seconda visita. E Camus è così. Grazie a voi. Grazie. Allora, noi ti aspettiamo perché ho sentito giusto che stai scrivendo un altro romanzo. Ora, sto scrivendo un romanzo da tanti anni, questo romanzone che mi... Adesso però sto scrivendo in realtà sto scrivendo degli altri ritratti. Ho scritto vari racconti e fra questi adesso mi sto cimentando in un ritratto molto interessante di una persona appunto di cui si sa poco e che spero presto uscirà magari per qualche rivista. Non vi dico niente, ma insomma adesso mi sto cimentando su altri corpi speciali. Bellissimo. Ecco. Allora, intanto io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, è stato un piacere. E ricordiamo il tuo libro, Corpi Speciali. Eccolo, guarda, ce l'ho pure qua. Perfetto. Ecco, guarda che bella copertina meravigliosa. Sì, sono molto contenta. Tra l'altro, mi è piaciuto anche l'abbinamento, quando tu hai detto a Claudio Caligari, no? Rinoceronte, esatto. E poi è stato casuale, cioè questa copertina me l'ha proposta Elisabetta Sgarbi, a cui devo veramente un ringraziamento continuo, non solo per aver pubblicato il libro, ma per aver proposto questa copertina. E poi dopo un po' ci ho pensato, dico, ma uno dei racconti si chiama proprio il rinoceronte. Quindi è stato strano, sì, molto strano. Bene, vabbè. Allora grazie mille. Grazie. Quando usciranno i prossimi corpi speciali, se vorrai... Ti aspettiamo. Grazie. Grazie mille. Ciao. Buona serata. Ciao. A voi. Ciao. Ok.